Lo spiazzale di via Paolo Stoppa a Ragusa al buio senza pubblica illuminazione, con grave evidente pericolo per i residenti che da tempo hanno fatto presente il problema. La denuncia è raccolta dalla consigliera comunale del gruppo Insieme, Lisa Marino, che sottolinea come ci siano spazi della nostra periferia che meriterebbero più attenzione, perché gli stessi ambiscono ad essere vissuti dai residenti senza dover fare i conti con il degrado e con l'incuria. In particolare lo spiazzale che sorge in via Paolo Stoppa a zona Bruchet, dove a dispetto dell'ampio spazio a disposizione la mancanza della pubblica illuminazione rende la zona completamente inospitale in periodo notturno e non solo. Tra l'altro, aggiunge Marino, stiamo parlando ormai di un'area densamente abitata, per cui la mancanza di opere di primaria urbanizzazione non è più giustificabile. Ci chiediamo, ma perché il sindaco Piccitto e la sua giunta non hanno mai preso in considerazione le sollecitazioni provenienti da questa parte della città? Scrive Lisa Marino. Gli interrogativi continuano a non trovare risposte. Lungo lo spiazzale in questione, tra l'altro, come se non bastasse, sta crescendo della vegetazione spontanea, qualche metro quadrato di erbetta sull'asfalto, testimoniare quindi come il sito in questione sia trascurato anche da questo punto di vista. Inoltre la Marino aggiunge che l'area sorge alle spalle di un sito che dovrebbe essere attrezzato a verde, sempre al servizio dei residenti di questo punto periferico della città e che adesso risulta completamente abbandonato. La consigliera chiede all'amministrazione di garantire il decoro dell'area, così come più volte chiesto da cittadini e residenti.